Grazie a voi. Ma dove va? Ben trovato! Bello. Che bello, ci siamo visti qualche... non so che cosa, astronauta, quindi ESA, Ente Spaziale Europeo, ed è l'unico astronauta ad aver... aspetta che ancora la dico bene... ad essere andato l'unico astronauta italiano ad essere andato nello spazio due volte con la Soyuz russa e una volta con lo shuttle. Qual è la cosa più difficile che si deve fare? Aspetta Serena, allora la cosa simpaticissima, allora immaginiamo di essere a bordo della stazione spaziale internazionale, che sì. Sei concentrata, sì. I cameraman ci avrebbero qualche problema, perché se tutto galleggiasse immagina quanto sarebbe difficile per loro cercare di prendere delle immagini precise. Comunque immagina che ci riusciamo, sì. Siamo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e tu mi chiedi, ma tu che sei astronauta riesci a fare delle bolle in quel modo? Ma lo sai la cosa simpaticissima? Che nello spazio le bolle vengono naturali, quindi senza sforzo. Lì tutto galleggia, quindi se io apro un rubinetto, l'acqua da sola, senza nessuna abilità, senza nessuno sforzo, fa una bolla. Che galleggia. Andiamo? Vieni? Ma guarda, quando vuoi, va bene, tutto cominciò così. Non me lo ripetete troppo, però, per favore. Ciao. Ciao. Delicata. 5 piedi e mezzo. 2 metri. Piano ancora, dicono, da terra. Go! Ha toccato! Toccato il suolo lunare. No, non ha toccato. Signori, sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17 a Houston, sono le 14:17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Questo è frutto dell'intelligenza, del lavoro, della preparazione scientifica, è frutto della fede dell'uomo. A voi Houston! Era peraltro in questo studio, lo studio 3 di Via Teulada. Che emozione ti fa rivedere queste immagini, che immagino avrei visto varie volte? Ero piccolo al tempo. Si rivedono, no? La cosa importante, innanzitutto lì si parlava di... prima parlavamo di microgravità, lì si è parlato d'atterraggio. Ovviamente quando noi siamo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, quindi usciamo a bordo di un razzo, usciamo al di fuori dell'atmosfera, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale c'è la microgravità, questa condizione di galleggiamento, circa 400 km, andiamo oltre 400.000 km è la Luna. Lì c'è la parziale gravità, e cioè se ci avessimo una bilancia ci pesiamo, peseremmo un sesto di quello che pesiamo sulla Terra. Abbiamo risolto. Se un sesto è troppo, possiamo andare su Marte e lì perdiamo solo un terzo del peso nostro. Quindi ci accontentiamo. Ci abbiamo la scelta. Ma adesso, a parte gli scherzi, c'è una notizia meravigliosa, cioè che si sta praticamente costruendo un campo base sulla superficie della Luna per cercare il gas sulla Luna. Allora, si può fare, 1900... visto che il gas manca. 1969 abbiamo dimostrato che con la nostra tecnologia riusciamo ad andare e tornare. Sempre la Luna è, ma le cose sono cambiate radicalmente. Adesso noi andiamo sulla superficie lunare per estrarre delle risorse, per far cosa? Faccio un esempio. Noi andiamo al distributore, faccio il pieno della macchina, ma non è benzina, è idrogeno. Ok? Allora, la macchina cammina, l'idrogeno interagisce con l'ossigeno, la macchina può camminare, il prodotto di scarico è l'acqua. Quindi, per quale motivo non abbiamo già tutti i distributori che usano idrogeno? Per un motivo molto semplice: sulla Terra l'idrogeno naturale non c'è, quindi lo devo estrarre, per esempio, dall'acqua, e quindi è un pochino un circuito vizioso, nel senso che io devo
usare energia per fare l'idrogeno. Chiaro, quindi non ne vale la pena, perché lo spreco di energia consumato per tirar su l'idrogeno... Vale la pena, non ne vale la pena. Comunque, il punto sono valutazioni, è se io lo potessi portare da fuori, mm-hmm. per esempio dalla superficie lunare. Da così fuori. Da così fuori, però è come... Il ritorno è gratis, è come quando io salgo su un monte, faccio fatica ad andare su e poi a scendere la gravità mi spinge. Chiaro. La stessa cosa, se io ho delle cose sulla superficie lunare, per tornare indietro la gravità del pianeta Terra mi aiuta. Allora, tutto questo quando potrebbe avvenire? Cosa prevede l'ASI e l'ESA? La NASA ha fatto proprio da pochissimo... un challenge. Challenge ovviamente è una sfida, perché in effetti è una sfida. Ha invitato start-up, università, piccole grandi industrie a trovare una soluzione a quello che dicevo prima. Come facciamo a estrarre l'idrogeno, aperta e chiusa parentesi, per poi tornare a terra? Questo è quello che fa soprattutto la NASA, soprattutto negli Stati Uniti, dove c'è questa situazione particolarissima che non esiste da nessun'altra parte del mondo. Tutti quanti abbiamo sentito di Elon Musk. Dal... Il miliardario americano che vuole utilizzare la tecnologia spaziale anche per i telefonini, so che si può fare, no? È incredibile, è una rivoluzione incredibile, Elon Musk. Che sia, lo conosciamo per il Twitter, lo conosciamo per la Tesla. Si è comprato Twitter da poco. Lo conosciamo anche e soprattutto, un po' meno per questo, per SpaceX, le costellazioni di Starlink, in modo da avere Wi-Fi globale. Oppure lo Starship, gigantesca navetta, che mi porta sulla superficie lunare e mi porta indietro anche con tonnellate di materiale. E poi nel 2024 ci sarà anche una donna che potrà arrivare sulla Luna. La Luna, Domenico Modugno dedicò questa canzone, così andiamo veramente in orbita. Una teca spettacolare questa, ma visto che io devo venire salire in orbita con lei, con te in generale, con lei in generale, come mi rilavo i denti? Ah, quella è una tecnica particolare, quasi cioè? Un segreto, in realtà ecco... Mi devo preparare però, no? Sennò non ma non solo, prima di tutto bisogna arrivarci al bagno, ecco, quindi ci svegliamo e scopriamo che galleggiamo sul letto, più o meno vediamo dove è il bagno, dobbiamo arrivare là. Come facciamo? Camminare? A camminare lì non si cammina. Qui siamo a bordo della stazione spaziale, non sulla superficie lunare. Sulla superficie lunare si cammina. Nuoti a bordo. Rana. Guarda che sono intelligente. Ci possiamo provare. Quindi dopo mezz'ora ancora sei là così e gli altri ti guardano. Allora dici, sto arrivando. Non è, in quel modo l'uomo si trasforma, ma è a metà tra un uccello e un pesce. La tecnica è quella di spingersi. Quindi se... Io mi spingo e poi quando arrivo dove devo arrivare mi aggrappo. Okay. E vabbè, qui ci siamo. Dopodiché siamo arrivati in bagno. Siamo arrivati in bagno. È già una cosa, siamo come arrivati. Si dice a Roma. A questo punto vedo lo specchio, il lavandino, devo orientarmi perché sto sotto sopra. Quindi scopro che le gambe non sono utili per camminare, ma abbraccio il lavandino con le gambe e quindi ho una posizione verticale davanti allo specchio. Quindi mi vedo, capelli fanno un pochino... Vabbè, però stanno bene. Lì. Spazzolino e pasta dentifricia. Vabbè, aggrappo spazzolino, pasta dentifricia, lo metto, scopro che la pasta dentifricia c'ha proprietà, questo lo sappiamo anche sulla Terra, si attacca subito sulle setole della e va bene. Dopodiché l'acqua, apro il rubinetto, c'ho questa bollicina, metto vicino la setola dello spazzolino e scopro che l'acqua c'ha una proprietà quasi magnetica, si aggancia naturalmente alle setole dello spazzolino e quindi sono pronto.
e comincio a lavare. Dopo un po', ovviamente, a terra, dopo un po' che lavo, devo... E lì siamo a bordo della stazione, è tutto galleggia. E siamo in questo ambiente molto ristretto, dove vicino ci sono astronauti e cosmonauti, e tu sei là che lavori e ti chiedi quali sono le istruzioni da terra, no? E non ti hanno dato istruzioni, quindi che fai? Vabbè, questo poi... Ti sputi addosso! È un sacchetto, Quasi, quasi, quasi. Scusa, se dovevo dire... Ma ci sono due tecniche. Una, da quale scopri che in effetti la pasta dentifrice non è così cattiva. L'altra, l'altra, vedi vicino a te galleggiare un asciugamanino e lo usi. Ma né mentre lo usi ti ricordi che non c'è una lavatrice a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. E l'asciugamanino te deve durare 6 mesi. Però vabbè, sono tutte cose che vedi dopo. Nell'immediato hai risolto il problema. Favoloso, grazie davvero. Allora, un'altra cosa che voglio dire è che appunto a tutt'oggi, diciamo, sovietici, cioè, russi e cioè, a bordo delle navicelle spaziali non c'è la guerra, cioè si collabora ancora, questo ancora c'è, l'ho letto sui giornali, cioè non esiste, come dire, contrapposizione? Ovviamente siamo qua, siamo in un momento di tranquillità, chiaramente rievochiamo una cosa molto tragica e effettivamente la Stazione Spaziale Internazionale è stata voluta dall'inizio come momento d'unione. Ai tempi dell'ex Unione Sovietica la Stazione Spaziale ha permesso l'avvicinamento del mondo occidentale, certo, al mondo sovietico. E vivere, volare a bordo della stazione, passi dalla parte ex Unione Sovietica, la parte è incredibile, due tecnologie differenti, lingue differenti. Però si può fare, perché poi la dimostrazione che i singoli uomini, presi da uomini e donne, presi da soli, possono sempre trovare un modo per collaborare. E questo, diciamo, lo volevo ricordare come appunto finale. E poi niente, poi vi consiglio a tutti di leggere di Philip Dick, perché io non sono appassionata di fantascienza, ma Philip Dick è uno degli scrittori che poi peraltro per primi ha scritto della possibilità di andare su altri universi per costruire delle cose, diciamo quello che ha scritto Blade Runner, il famoso film, diciamo quella notizia del trovare l'idrogeno sulla Luna ce la teniamo qui e magari fra un paio d'anni, generale, torni e ci racconti come sta andando. Assolutamente, con grande piacere. Grazie davvero per essere stato.